benvenuti all'edizione del Bene Giornale, il TG delle buone notizie di Pegaso TV, edizione del 1 febbraio 2016. Ecco il sommario di oggi. Al via la Startup Europe Week, il progetto della Commissione Europea che parte in tutta Italia. BT Italia e Treccani, insieme per il futuro della cultura digitale. Guerra ai petrolieri, a Foggia tutti uniti per il No Trip. Iniziamo con le notizie nazionali curate da Tiziana Cuttano. Parte Startup Europe Week, un progetto della Commissione Europea che punta a includere in un unico programma tutte le regioni europee in una serie di eventi che si svolgeranno dal 1 al 5 febbraio. Saranno coinvolte più di 200 città che celebreranno l'imprenditorialità europea con workshop, eventi motivazionali, sessioni informative e formative ed eventi di networking. Il tutto con una duplice finalità: affrontare le tematiche cruciali per una startup e offrire una panoramica delle opportunità a disposizione a livello locale, dei programmi di accelerazione alle opportunità finanziarie fino alle agevolazioni fiscali. Continuiamo adesso e parliamo di BT Italia e Treccani, insieme per il futuro della cultura digitale. Si è svolta presso la sede dell'Istituto Treccani la 24 ore non stop, in cui un centinaio di giovani provenienti da tutta Italia hanno sviluppato idee e progetti sul futuro della cultura digitale. Sono state elaborate nuove modalità di fruizione dei contenuti online e mobile per accrescere l'accesso al sapere e alla conoscenza, così come l'integrazione dei contenuti in nuovi format multimediali per permettere di costruire percorsi di apprendimento e di educazione più ricchi, variegati ed efficaci. L'evento suggella due importanti anniversari raggiunti in questi mesi dalle due aziende: 20 anni di BT, British Telecom, in Italia e 90 dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Passiamo adesso a una notizia riguardante la lotta allo spreco, risparmio e solidarietà con gli abiti di seconda mano a un euro. Share è questo il nome del negozio di abiti di seconda mano a Milano, che nel 2015 ha venduto oltre 33.000 capi, il 20% in più rispetto all'anno precedente, con un fatturato pari a 160.000 euro. Il negozio è un'iniziativa di Vesti Solidali, cooperativa promossa da Caritas Ambrosiana, che si occupa di raccolta e riciclo di abiti usati. In due anni di attività, 16.500 euro sono serviti a sostenere un appartamento che accoglie mamme con i propri bambini, l'associazione Prison Fellowship Italia, e per l'integrazione sociale di una famiglia proveniente dalla Palestina, di cui composta da padre, madre e 7 figli. L'edificio in cui si trova Share non è un palazzo qualsiasi, infatti in via Padova nel 2011 è nato un progetto di housing sociale promosso e finanziato da diversi enti. Concludiamo con la notizia su Whirlpool e Croce Rossa, un accordo per attrezzare i centri di accoglienza per migranti. Ai migranti del Mediterraneo è dedicato White Goods for Red Cross, un progetto ideato da Whirlpool Corporation e dalla Croce Rossa Italiana. L'iniziativa prevede che Whirlpool attrezzi i centri di accoglienza in maniera professionale. In particolare sono tre i primi centri interessati: Roma, dove dall'estate scorsa sono transitate più di 2.500 persone; Milano-Bresso, dove transitano circa 3.500 migranti al mese; e Ventimiglia, dove da giugno scorso i volontari assistono ogni giorno circa 200 migranti. Il gruppo poi donerà anche ad altri centri, gestiti dalla Croce Rossa Italiana, un elettrodomestico in base alle specifiche necessità. Passiamo adesso alle notizie regionali in studio Valentina Abate. Guerra ai petrolieri, a Foggia tutti uniti per il No Trip. Si sono incontrati ieri a Palazzo Dogana 43 sindaci del Foggiano, assessori e consiglieri della regione, rappresentanti da Brindisi e Lecce, la Basilicata col presidente del Consiglio Piero La Corazza, il Molise con le province di Isernia e Campobasso, associazioni ambientalistiche, consiglieri comunali e la Fondazione Vassallo per la conferenza sul referendum No Trip. Presente anche Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, che sulla battaglia contro i petrolieri ha dichiarato: «Oggi comincia la campagna referendaria e non sarà una battaglia politica ma istituzionale.
senza connotazioni politico-elettorali. Anche la Regione Puglia si doterà di un comitato promotore pugliese finanziato dalla Regione stessa. A questo referendum siamo stati costretti dal silenzio del governo, ribadisce Emiliano, sottolineando con amarezza la grande assenza dei parlamentari. Passiamo adesso a un'altra notizia che riguarda l'Europa. È partito il tour di Elena Gentile in capitanata per le nuove professioni indicate dall'Europa. Produrre a scarto zero, evitando gli alti costi ambientali del vecchio capitalismo. L'Europa individua infatti le nuove professioni di qui al 2020. Da Torre Maggiore è iniziato il tour dell'europarlamentare Elena Gentile per spiegare alla provincia di Foggia le opportunità sull'economia circolare, obiettivo primario dopo l'accordo sul clima di Parigi sottoscritto da 195 paesi. Bisogna uscire dall'ottica economica che ha prodotto ingenti sacrifici ambientali, ha spiegato l'europarlamentare. È possibile raggiungere infatti gli stessi risultati con maggiore efficienza. Le alghe, che fino ad ora sono state ritenute un problema, saranno invece un'importante risorsa sulle biotecnologie e nella cosmesi. Sarà inoltre possibile realizzare elementi in plastica, evitando il percorso centenario per lo smaltimento definitivo. Con oltre 800 km di coste, l'Italia potrà incrementare il suo PIL, incrementando anche il turismo. La lettura del mare sarà il tema centrale su cui farà perno il progetto di implementazione economica. Pochi sono gli impianti di acquacoltura e l'impegno delle autorità locali è quello di promuovere progetti interessanti. Parliamo adesso di cultura. A Foggia arriverà infatti la nuova soprintendenza per l'archeologia, grande rilevanza per città e territorio. L'istituzione a Foggia di una delle sedi della nuova soprintendenza multifunzione è un fatto di grande rilevanza per la città e per il territorio, ha commentato così il sindaco di Foggia Franco Landella. La firma del decreto del ministro Franceschini, che porta nel capoluogo Daun una delle nuove soprintendenze per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, che si occuperà delle province di Barletta, Andria, Trani e Foggia. L'importanza della capitanata sotto il profilo archeologico non deve essere sottovalutata. È immensa infatti la ricchezza di testimonianze del passato che ancora oggi viene riportata in luce dal territorio della nostra provincia. La nuova organizzazione territoriale delle soprintendenze potrebbe essere un mezzo più efficace di tutela e valorizzazione non solo dei beni archeologici e culturali, ma anche di quelli ambientali e paesaggistici. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla nuova edizione di domani con il Bene Giornale di Pegaso TV.